confesso di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi anche fermare, cambiarne il senso della direzione per tornare nei luoghi e il tempo in cui hai perso ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so. La politica non ha fatto più credere che questa città può tornare ad avere una speranza. Io ancora non mi sono rassegnato e spero che insieme a tutti voi possiamo dare una svolta positiva a questa città. Non ha più limiti, è un nuovo mondo da inventare. Se un uomo solo al comando non va da nessuna parte. L'ho detto in un comizio di apertura in Piazza Sant'Angelo. Tutti insieme possiamo essere una forza inarrestabile. Io da solo non vado da nessuna parte, perché la collaborazione dei cittadini è una cosa fondamentale. Oltre questa stupida rabbia per niente, oltre l'odio che sputa la gente sulla vita, che è meno importante di tutto l'orgoglio che non serve a niente, oltre i muri e i confini del mondo, verso un cielo più alto e profondo, delle cose che ognuno rincorre e non se ne accorge che non sono niente, che non sono niente, che è mai successo di guardare. Non ho mai smesso di credere che Licata possa ritornare a splendere come quando ero bambina io. Forse perché adesso sono una mamma, vedo crescere mio figlio e vorrei che lui facesse la mia stessa scelta, quella di non andare mai via da qui. Allora io mi sono presa un impegno, mi metto a servizio della città credendo fortemente in un progetto politico che si basa sulla competenza, sulla concretezza, sulla sostanza, un progetto di condivisione che si basa sul bene comune, sul bene comune. Ma se davvero Licata deve cambiare, se davvero deve guardare avanti verso un futuro, il mio solo impegno non basta. Occorre l'impegno di ciascuno di noi, un impegno corale, concreto, costante, puntiglioso. Noi, con voi, insieme, ce la possiamo fare. Sostenendo Angelo Cambiano, il nostro candidato sindaco. Un candidato sindaco che non ha bisogno di essere messo alla prova, perché continuerà come ha fatto nella vecchia amministrazione. Ha dimostrato di essere un buon amministratore, ma soprattutto ha dimostrato che davvero si può amministrare bene, si può amministrare bene. Io ho fatto la mia scelta. Ho deciso col cuore di sostenere Angelo Cambiano. Allora io chiedo però insieme a voi di poter continuare a seguire quel percorso già tracciato verso un cambiamento e di sostenere fortemente quella voce che da qualche mese ha preso piede, che dice «Ciudugno vota su Picciotto!» Perché i cose si smuovono! Oltre questa stupida rabbia per niente, oltre l'odio che sputa la gente sulla vita, che è meno importante di tutto l'orgoglio che non serve a niente, oltre i muri e i confini del mondo, verso un cielo più alto e profondo, delle cose che ognuno rincorre e non se ne accorge. Sono niente,
facendo i conti su quello che questa amministrazione ha fatto, posso dire che questa amministrazione ha dato un segnale positivo che ho capito che i cittadini hanno recepito molto bene, di cambiamento. Cioè, Angelo Cambiano e prima di lui Angelo Balsamo hanno dato un segnale che dice che nonostante tutta la situazione che c'è, la sfiducia nella politica, nonostante i problemi che possono avere gli amministratori periferici per la mancanza di risorse, c'è la possibilità di cambiare e si può cambiare. Grazie a chi ci ha seguito in questo percorso. Eravamo in tanti quando abbiamo iniziato il nostro tour elettorale a dicembre, siamo in tanti questa sera ad una settimana da un appuntamento molto importante, che non è semplicemente un voto. Questo popolo che stasera si è dato appuntamento in piazza Attilio Regolo è la conferma che assieme ad una licata di clientele, di compari, di saltabanchi, di 30 denari, di ruffiani, di figliocci, c'è un'altra licata, una licata che ha deciso di continuare quel progetto iniziato 2 anni fa. Sono un cittadino che come voi sostiene il progetto che rappresenta oggi Angelo Cambiano. Sostiene la sua candidatura a sindaco con decisione, con fermezza, libero da ogni compromesso. Voglio farvi una rivelazione. A Licata non esiste nessun creatore di sindaco. A Licata il sindaco lo facciamo dal basso, è vero. A Licata il sindaco si fa dal basso, ma non come intendono loro. Si fa dal basso perché il sindaco lo fate voi. Lo scegliete voi il sindaco. È il 31 maggio, il 1 giugno, non scegliete solo il sindaco. Scegliete che futuro dare ai vostri figli, che futuro dare a questa città. E vi faccio anche un'altra rivelazione, già che siamo in tema. Non è vero che tutte le amministrazioni sono uguali. Abbiamo avuto il medioevo dell'amministrazione qui negli anni passati e invece abbiamo avuto un'esperienza amministrativa che ha dimostrato che a Licata le cose si possono fare e possono essere fatte bene e con la partecipazione di tutti. Oggi più che mai essere cittadino vuol dire parteggiare, non vuol dire starsene in disparte. Vuol dire assumersi la responsabilità di scelte certe e precise. E io l'ho fatto mettendoci la faccia e sostenendo con convinzione la candidatura di Angelo Cambiano. E anche stasera, come ieri sera, siamo qui a sostenere il nostro candidato sindaco Angelo Cambiano, che ha soltanto 33 anni e ha deciso di spendersi per la nostra città. Direi che non è poco. In questi giorni abbiamo avuto modo di fare lunghe passeggiate e di incontrare tanta gente e di ascoltare le loro esigenze, le loro difficoltà. Siamo stati a rassicurarli. Ma loro cosa chiedono? Non chiedono molto, non chiedono molto, chiedono soltanto i loro diritti, chiedono quello che per noi è assolutamente normale, mentre per loro è eccezionale. Chiedono di avere una città pulita, chiedono di poter arrivare a fine mese per poter comprare e fare la spesa, chiedono di poter far andare i propri figli a scuola e non avere difficoltà economiche, chiedono di avere le strade pulite, di avere il manto regolare, di non avere difficoltà nell'attraversare perché mancano le strisce pedonali. Potrei elencare una serie di cose infinite, ma sono convinta che vi tedierei. Il nostro sindaco ha tantissimi progetti in cantiere e io credo che più volte li ha menzionati in diverse occasioni. E dobbiamo fare soltanto una cosa: dargli spazio, perché lui ci crede, ma anche noi ci crediamo e mi auguro che anche voi ci crediate. È un onore essere a fianco a un candidato sindaco, ma soprattutto un uomo che forse è l'unico che ha un progetto politico per questa città. Ha un progetto politico perché, come diciamo già da diversi giorni e da diversi mesi, con Angelo Cambiano nasce un progetto politico, non finisce il progetto politico. Con la candidatura e speriamo con l'elezione a sindaco di Angelo Cambiano inizia un progetto politico che deve vedere questa città ritornare o essere
nelle sedi opportune rappresentate. Inizia il progetto politico che deve vedere questa città rappresentata e soprattutto alzare la voce dove oggi non si è mai alzata. Vedete, chi ha amministrato come me assieme ad Angelo, e se siamo qua lo voglio ricordare perché è legittimo farlo, il progetto politico nasce 2 anni fa e nasce con Angelo Balsamo. Se oggi noi siamo qua è grazie a lui e grazie a quell'esperienza amministrativa, è quello che ci ha dato, la spinta che ci ha dato allora e quella che ci dà attualmente. Dicevo, chi ha amministrato sa le problematiche che affliggono una città. Un governo nazionale che ha abbandonato totalmente i territori, tagliando i fondi di sussistenza che arrivavano e arrivano ogni anno. Un governo regionale, permettetemi, incapace di gestire i territori, abbandonando i rifiuti, abbandonando il problema dell'acqua, abbandonando tutto quello che sono le problematiche. E allora da dove si inizia? Si inizia dai territori, dobbiamo riniziare dal nostro territorio, non c'è altra soluzione. Una buona politica passa per il suo territorio, per dimostrare quello che vale, per dimostrare quello che sa fare e per dimostrare alla città quello che già ha fatto, nel caso nostro in un anno di amministrazione. Io ho portato una serie di fogli, ma mi viene anche difficile parlare, quindi vi dico solo alcuni numeri: 120 cose realizzate tra progetti, cantieri, progetti già realizzati e progetti che sono stati finanziati per le scuole, opere realizzate dentro la città, apertura di una serie di monumenti storici che erano completamente abbandonati. Da qua si riparte dal nostro territorio, si riparte da dove la politica è nata per le strade, è nata per le piazze e da qua dobbiamo ripartire. La prossima amministrazione avrà un compito particolare, avrà quello immediatamente di lavorare come abbiamo fatto 2 anni fa in urgenza e in emergenza, ma sappiamo come fare, lo abbiamo fatto la prima volta, lo rifaremo di nuovo se saremo eletti la seconda volta. Io 2 cose voglio ricordare dell'amministrazione precedente, dei 120 che vi ho detto, 2 cose importanti. Uno, il 31 dicembre 2013, il Capodanno in piazza, ma non per la festa, ma perché la città è ritornata a essere comunità, la città si era riappropriata dei propri luoghi, si era riappropriata delle proprie piazze, dei propri corsi, dei propri negozi. E l'altro è la fiera di maggio, abbinata al nostro santo patrono. Quella è stata una rivoluzione culturale per portare gli stand, per far capire che quel modo, quel vecchio modo di fare quella fiera non andava. Ci sono voluti mesi, ci sono voluti tutta una serie di cose, ma ci siamo riusciti e quest'anno l'hanno riproposta in maniera, non dico indecente, ma sicuramente non a livello dell'anno precedente, ma ormai fa parte della nostra cultura e ci apparterrà per gli anni successivi. E poi permettetemi, una cosa straordinaria che sta accadendo nel nostro paese Italia, a cui questo comune da quando siamo andati via hanno dimenticato, è l'Expo 2015. A Milano si sta svolgendo la più grande esposizione universale al mondo. Noi avevamo fatto un bando per le scuole, avevamo creato un logo dove la città di Licata fosse rappresentata all'interno dell'Expo 2015. Siamo andati via noi, nessuno dei 2 commissari ha fatto sì che la città si presentasse all'Expo 2015. L'Expo prevede oltre 20 milioni di visitatori, a prendere lo 0,1% di quei visitatori o lo 0,01% di quei visitatori, presentando la nostra città. E sfido chiunque a dire, il tema dell'Expo, penso lo sappiate, è la biodiversità e il cibo. Questa città ha 30 specie, la biodiversità è tutto quello che esiste di specie e varietà in un ecosistema territoriale. Noi abbiamo 30 specie nel nostro ecosistema. Io penso che pochissimo, nessuna sono le città che possono vantare questo tipo di biodiversità, andava presentata e andava portata all'Expo 2015. Dicevo, lo 01, lo 001 sono centinaia, migliaia di persone che avrebbero conosciuto la nostra città, ma non a livello regionale o a livello nazionale, ma a livello internazionale. Ci apprestiamo ad andare a votare
noi siamo le persone del fare, non del parlare. Noi abbiamo fatto e si va in continuità con tutto quello che è stata l'amministrazione Balsamo, in continuità con Angelo Gambiano. Grazie. Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città. Avvelenata, incivile, incendiata, sempre affollata, devota, ammutinata, ma è la mia città, è la nottata. No, passa mai. Bella, appariscente, invidiata, invadente, volgare, indecente, violenta, incandescente, ma è la mia città. Dolce, incosciente, insidiosa, insolente, amara, ammaliante, miracolata, irriverente, ma è la mia città. Spiata, fiera, disprezzata, feroce, incontrollata, ma è la mia città. Colta, raffinata, aggredita, infamata, muta, scanzonata, superstiziosa, spregiudicata, ma è la mia città. Domani chi lo sa, vedrai che cambierà. Misteriosa, inesplorata, fragile, spietata, assediata, ammanettata, ma è la mia città. È dulcis in fundo, qualcuno direbbe, oppure un urto, ma la catesi in già pignata, però non lo so se... Allora, io difficilmente prendo appunti, però questo è un giorno particolare, è un giorno significativo, perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno di noi faccia il suo dovere. Giovanni Falcone. Oggi ricorre il 23° anniversario della morte di Giovanni Falcone, della sua compagna e della scorta. Era doveroso un pensiero da parte nostra e da questa piazza. E ora a noi. Chi mi ha preceduto ha speso belle parole,
ha utilizzato tanti argomenti e ha cercato di trasmettere l'entusiasmo che appartiene a questo gruppo. Si sono susseguiti in questa campagna elettorale tanti slogan: chi sa fare, chi ha competenze, chi mette a disposizione curriculum. Io credo che la città non abbia bisogno di slogan, la città abbia bisogno di contenuti, e questo è l'unico gruppo che ha iniziato questo percorso già nel mese di ottobre, con la concertazione con le categorie produttive, con gli incontri che si sono susseguiti e che hanno visto l'appuntamento nell'aula capitolare del Carmine per scrivere insieme il programma e l'idea di città. Noi ci siamo ritrovati intorno a un'idea di città, noi ci siamo ritrovati attorno a quella voglia di fare e di condividere con la città. Gli altri non ci interessa, noi pensiamo a quella che è la nostra idea di città e a ciò che vogliamo portare avanti per questa città. Si sono susseguiti altri incontri, mi piace ricordare Noi Donne al Teatro Re, in cui sono venute fuori tante tematiche e tanti argomenti, ma purtroppo in questa città qualcuno ha perso di vista quella che è la campagna elettorale basata sul confronto e sui contenuti, e invece si sono basate campagne elettorali solo ed esclusivamente sulla denigrazione dell'avversario, sugli attacchi personali, utilizzando a sproposito delle parole che hanno un significato particolare e che forse alcuni non lo conoscono. Si è parlato di legalità, si è parlato di onestà, si è parlato di trasparenza, quasi a voler significare che da questa parte non ci fossero questi valori, ma siccome non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, e credo che, e non lo dico con presunzione perché qualcuno dice ma è arrogante e presuntuoso, no, sono arrabbiato perché ricordavano la mia età, e alla mia età mi sento che qualcuno ci ha rubato il futuro, perché lo dicevo ieri, non si può vivere di rimpianti, non si può pensare a com'era bella Licata 30 anni fa, a com'era florida questa città. Veniva il piacere a passeggiare in Corso Vittorio Emanuele, in Piazza Elena, e io ho vissuto parte di quegli anni terminali. C'era un porto commerciale fiorente, c'erano delle attività produttive, si stava bene in questa città ed era il fiore all'occhiello veramente di tutta la provincia. E invece no, adesso ci ritroviamo una città mortificata, impoverita, ma non solo impoverita economicamente, l'ho detto ieri, la città si impoverisce quando costringe le nostre menti migliori ad andare via, quando i giovani che si formano e quando i giovani che hanno una competenza e una professionalità non riescono a spenderla in questo territorio. Tante sono le cose da fare in questa città, per non dire c'è tutto da fare. Come diceva bene Stefania poc'anzi, siamo stati in giro per la città perché noi, a differenza degli altri, ci abbiamo messo la faccia e ne pigliamo pure i parole di Cristiane, perché la gente è stanca, la gente è stufa, ma non può appartenere a noi, a questo gruppo, la rassegnazione, perché con la rassegnazione non si va da nessuna parte. Quindi crederci è d'obbligo, e noi, ripeto, non vogliamo vincere le elezioni, ma vogliamo far vincere questa città ed amministrare con serenità questa città per i prossimi anni, mettendo in campo tutti i progetti che abbiamo in cantiere. La gente è stanca, la gente è disaffezionata, la gente è lontana dalla politica. Ma un motivo ci sarà, vuol dire che il pensiero che si è formato è totalmente negativo, perché le esperienze che sono passate sono negative. Non si può dare torto alla gente quando rischia di mandarti a quel paese, quando tu cerchi di chiedere la fiducia e non il voto. Ma la gente cosa chiede e perché è arrabbiata? La gente è arrabbiata perché non chiede tanto, perché la gente sa che il comune non è un ufficio di collocamento, perché la gente riconosce che il comune non può dare posti di lavoro, però il comune può offrire servizi che non offre, il comune può provvedere alla pulizia delle strade, dei marciapiedi, il comune può provvedere a porre e a dare soluzione al problema del randagismo, ad esempio, il comune può provvedere a sostituire le lampadine, ad esempio. La gente chiede normalità, le cose normali, come diceva bene
bene qualcuno prima di me, sono diventate eccezionali in questa città, perché si cambia, si è cambiata una lampadina per fare la cortesia ad un amico quando i diritti dei cittadini vengono fatti passare come favore, perché si va a conoscere un consigliere comunale per fare cambiare una lampadina in una strada. Allora la città penso che abbia capito che è stanca e stufa di questo modo di fare. La città vuole correre e questo lo si percepisce, nonostante c'è la rassegnazione, c'è una parte di noi che vuole veramente credere in qualcosa e vuole correre ad una velocità doppia per recuperare il tempo perduto, perché noi abbiamo una città che tante realtà al di fuori ci invidiano, noi abbiamo una città splendida, noi, ma non lo dico perché sono innamorato, ma perché lo dicono chi viene da fuori, ce lo dice, voi avete una città splendida. Avete una città in cui non manca nulla, però sfido chiunque, chi è che scende per le ferie estive, se non vi dica, però c'è l'Urdì e Mezzerfrate, e c'è Monnezza, e l'acqua con la turnazione idrica di 15 giorni, e poi in campagna elettorale parliamo sempre delle stesse cose, perché molte belle parole si sentono, ritornano in auge, ritornano i grandi temi dell'aeroporto, della diga del Gibesi, dell'agricoltura che è una grande risorsa per questa città, del turismo che è una grande risorsa per questa città, della pesca che è una grande risorsa per questa città. In questa piazza forse assume una valenza particolare parlare di questo argomento. In uno degli incontri che abbiamo fatto con i rappresentanti della categoria, perché come dicevo a noi piace confrontarci ed ascoltare, perché non siamo così presuntuosi da poter supporre di avere le soluzioni in tasca, tutte le soluzioni in tasca, e quindi dal confronto forse si cresce, e siamo convinti di questo. Con i rappresentanti della marineria dicevamo: quali sono le vostre problematiche per un settore fondamentale in questa città? E lo sapete che cosa chiedono? Delle cose normalissime. La sicurezza nell'area portuale, ad esempio. E che cosa ci vuole a garantire la sicurezza nell'area portuale? Le torri faro sono state spente per più di un anno e mezzo e ci sono volute interpellanze parlamentari per riaccendere quelle torri faro, la cui competenza è del genio civile, ma la buona politica interviene nelle sedi istituzionali opportune, e nelle sedi istituzionali opportune ai politici di riferimento, anziché chiedere la cortesia personale, si chiede per la città, perché o ci si salva tutti insieme in questa città o si affonda tutti insieme. Non c'è l'amico o l'amico dell'amico che si salva e la città che affonda. Per quanto riguarda la pesca, la sicurezza nell'area portuale per questo settore, le colonnine di acqua potabile all'interno del porto costituirebbero una grande agevolazione per i nostri operatori. E poi che il territorio non venga mortificato, non venga mortificato da installazioni e da progetti che calano dall'alto, da parchi eolici o da trivellazioni che rischiano di far affondare un settore storico e trainante della pesca. E allora lo vedo, e lo vedo in mezzo alla gente, c'è Peppe Santamaria che è uno dei candidati al Consiglio Comunale, che appartiene a questo grande settore che è la nostra marineria, e andiamo orgogliosi del nostro pesce, andiamo orgogliosi della nostra cultura produttiva. Ero a Caltagirone qualche mese fa e Licata la conoscevano per il pesce, perché un pesce ci portano da Licata, e noi lo mortifichiamo e siamo stati in grado di mortificare la nostra cultura produttiva. Allora questo non si può più permettere, e allora saremo al vostro fianco, e spero che sarai uno dei consiglieri comunali insieme ai 90 splendidi candidati al Consiglio Comunale, ma naturalmente è una competizione elettorale per difendere le istanze di questa categoria, il mercato ittico. Ricordo delle immagini di linea blu o linea verde, adesso potrei anche sbagliare, linea blu era, signora, vero? Lo ricorda bene lei, di quando c'era quell'asta, così, l'asta del pesce e il... come? Battitore, mi suggerisce Carmelo. Banditore, vedi? Non è che... non, vedete, siamo umili, non sappiamo tutto, non conosciamo tutto. E quindi era un orgoglio poter vedere
in televisione quelle immagini del nostro mare, della bellezza delle nostre coste che non tutti hanno, 24 chilometri di costa sul Mediterraneo, e a noi mancano, ripeto, le cose normali, gli accessi nelle spiagge, non abbiamo le scalette per accedere alle spiagge, a Marianello non abbiamo un percorso pedonale che possa far giungere i cittadini in totale sicurezza in quella spiaggia, nell'unica spiaggia che è rimasta annessa alla città. La normalità che è diventata un'eccezione in questa città, sono le cose normali e sono le piccole cose che fanno poi le grandi cose, e si riparte da questo, perché quello che abbiamo iniziato a fare con Angelo Balsamo, a cui, come giustamente ricordato, va il merito di aver creduto, e l'intuizione di aver messo su un gruppo che rimane coeso e compatto, e chi, diciamo, è andato via o chi non abbiamo voluto con noi sta facendo altri percorsi, ma noi continuiamo a credere che quella intrapresa è la strada corretta, è la strada giusta, perché abbiamo iniziato analizzando il bilancio comunale, cercando di capire quali sono le grandi voci che incidono in questa città, la spesa per il personale, e allora la valorizzazione delle risorse umane per internalizzare i servizi, l'internalizzazione dei servizi. 1.200.000 euro di stipendi ogni mese vengono pagati dal comune di Licata per 12 mesi più la tredicesima, sono 15 milioni di euro all'anno che il comune di Licata spende come spesa del personale, e allora devono ritornare in servizi, allora devono ritornare per far sì che creino sviluppo e servizi in questa città. Vedete come si rende un territorio appetibile? Uno dei punti del programma è una delle prime cose che vorremmo fare: riduzione della pressione fiscale, perché non si può creare economia in una città in cui la gente veramente fa difficoltà a pagare le bollette, che non sono per niente eque, che non sono per niente giuste. Eppure ieri ho ricordato che delle scelte scellerate fatte da qualche amministrazione precedente hanno portato la città in queste condizioni, perché quando con 430 dipendenti si decide di esternalizzare un servizio di riscossione tributi che costa oggi al comune di Licata 1 milione di euro, i politici che facevano interrogazioni un giorno sì e un giorno sempre per gli ombrellini, per le nostre attività, dove erano quando si dovevano tutelare gli interessi della città? E oggi le paga la città le conseguenze, e noi abbiamo provato a rescindere quel contratto, tanto è vero che la TASI verrà riscossa in house dal comune. Vedete, le cose che si dicono in campagna elettorale sono più o meno belle, perché tutti amiamo la città da ogni parte politica, tutti crediamo nelle risorse di questa città, però quello che si dice passa per la credibilità di ognuno di noi e per la storia personale di ognuno di noi. Noi oggi ci rimettiamo la faccia e camminiamo in mezzo alla gente senza alcun problema, perché quando abbiamo assunto gli impegni in quell'anno di amministrazione, Angelo, li abbiamo mantenuti, e quando siamo andati in Piano Cannelle, dove avevamo preso l'impegno di rifare il manto stradale, di ridare dignità a quel quartiere, abbiamo assunto quell'impegno e abbiamo rifatto quel manto stradale in meno di un anno, facendo risparmiare l'ente, perché il materiale della scarifica che doveva essere conferito in discarica l'abbiamo utilizzato come sottofondo e abbiamo realizzato solo il tappetino. E allora gli impegni che avevamo assunto in campagna elettorale, in un anno di amministrazione, per quanto possibile li abbiamo mantenuti. Avevamo parlato, e Angelo Balsamo aveva parlato, di gestione in house dei rifiuti. Quella delibera fu fatta in consiglio comunale nel mese di settembre 2013 e permetterà di andare con la gestione in house
perché il tema dei rifiuti è un tema attualissimo in cui e con cui qualcuno sta cercando di fare campagna elettorale, perché, ripeto, non è che si fa sui contenuti e su quello che si vuole fare, ma addossando le responsabilità agli altri, perché un barso ma lo mandavo a Nizza, giustamente ora non dovremmo votare Angelo Gambiano, perché noi abbiamo il peso della responsabilità di anni e anni di mala gestione e di una società d'ambito che forse ha pensato ad altro piuttosto che a raccogliere i rifiuti per strada e ad offrire un servizio alla città. Con la gestione in house dei rifiuti si andranno a risparmiare 2.500.000 euro. Si è parlato di differenziata, ma se ne è parlato sempre a parole, mai nessuno è stato capace di avviare un progetto serio per la differenziata, perché come si riduce la pressione fiscale e il carico sui cittadini avviando seriamente quel progetto per la differenziata che permette di ridurre il conferimento in discarica, ottimizzando i servizi. È questo quello che bisogna fare, è questo quello che avevamo iniziato a fare in questo settore così importante. L'altro grande tema di questa campagna elettorale, su cui qualcuno ha cercato di speculare, è quello della Villa Regina Elena. Forse è l'occasione per spiegare qual era la nostra idea di città, perché, ripeto, noi abbiamo avuto un anno a disposizione per cercare di incidere positivamente in questa città, però quello, quando non c'eravamo più, non possiamo rispondere di ciò che non è stato fatto. Rilancio del centro storico, che è un altro punto del nostro programma. Come si rilancia un centro storico? Perché i nostri centri commerciali sono presi d'assalto dalla popolazione? Perché offrono e riescono a offrire dei servizi. Forse sono quei servizi che mancano nel centro storico. Che cosa volevamo fare noi nel nostro centro storico? Innanzitutto renderlo appetibile, rendendo e aprendo i siti archeologici che abbiamo, perché la nostra è una città ricca di storia e tenevamo chiusi rifugi anteri, Grangela, le chiese barocche, il teatro Re che era chiuso, lo abbiamo riaperto noi, e la Villa Regina Elena l'abbiamo strappata noi da un affidamento per 10 anni ad un privato per realizzare un ristorante all'interno della Villa Regina Elena. Quindi che qualcuno lo ricordi questo qua, perché quando si stava affidando quella villa che per 2 anni e mezzo è stata chiusa a un privato, c'era una città in silenzio, una classe politica in silenzio. Ieri diceva: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Qual era la nostra idea? Qual è la nostra idea della Villa Regina Elena? È un parco integrato alla città che riesca a offrire quei servizi che mancano nel centro storico. E allora, ricollegandomi, che cosa mancano? I parcheggi, non all'interno della villa, ma nelle aree che ci sono a ridosso del centro storico, e per cui questa amministrazione, ad esempio, ha approvato in consiglio comunale un regolamento che prevede la monetizzazione dei parcheggi e ha permesso di sbloccare l'apertura di nuove attività commerciali nel centro storico, e qua c'è qualche testimonianza, quindi potete chiedere. Questo fa la buona politica, e la villa rappresentava per noi e rappresenta per noi uno spazio integrato da integrare alla città che può offrire quei servizi che mancano. Le aree verdi, le aree di baby parking per i bambini, abbiamo dipendenti comunali, abbiamo gli insegnanti che potrebbero, le maestre che potrebbero svolgere questo servizio. E allora il centro storico può essere, può creare economia se si riescono a offrire quei servizi che attualmente mancano, perché è vero che il centro storico Muria, ma non possiamo piangerci addosso, dobbiamo porre e trovare delle soluzioni, e per noi questa è la soluzione che avevamo individuato, è la strada da percorrere che può far rinascere il centro storico in questa maniera, creando i servizi innanzitutto e rilanciando un'immagine positiva della città che mancava per anni, perché noi siamo stati coloro i quali siamo stati additati come l'amministrazione delle feste e dei festini. Non lo so, un termine coniato, non lo so da chi, penso che lo potrà pure brevettare questo termine. Noi abbiamo creato eventi all'interno della nostra città per rilanciare un'immagine positiva della città,
abbiamo cercato di unire e di mettere insieme quelle che erano le peculiarità di questa città, l'enogastronomia, il mare e le spiagge, e abbiamo cercato di far conoscere le bellezze e le nostre bellezze di cui andiamo orgogliosi all'esterno, perché quando vai in onda un servizio su Sky, su acqua, sulle riviste nazionali, passa un'immagine positiva della città, si ritrova l'entusiasmo e si ritrova la voglia di investire in questa città, come si crea occupazione in questa città, se non si parte dalla riduzione della pressione fiscale e se non si rilancia un'immagine positiva della città. Io non lo so gli altri che programmi hanno, noi abbiamo questo di programma, crediamo nelle enormi risorse che ha questa città, ma vogliamo lavorare per questa città. Non ci interessano ipoteche per candidature alle regionali, non ci interessano posti di sottogoverno, con la politica non ci dobbiamo vivere, siamo stati coraggiosi e come lo siete voi a vivere e avere la forza di rimanere in questa città, perché veramente ci vuole coraggio a rimanere, ma ripeto, non ci vogliamo rassegnare, crediamo che questa città possa rinascere. E allora vi chiedo la fiducia perché molti non sono a conoscenza di quello che è il funzionamento della macchina amministrativa. Ad esempio, io quando mi sono apprestato a fare questa esperienza non sapevo che si spendevano al comune di Licata 4 milioni di euro di spesa sociale. E uno che cosa immagina quando pensa alla spesa sociale? Si aiutano le famiglie bisognose. Pensate questo, giusto? No, invece non si fa questo al comune di Licata, purtroppo non si fa questo al comune di Licata. Si offrono dei pseudo servizi a delle Ollus che dovrebbero offrire dei servizi per il comune, dovrebbero essere quel braccio lungo laddove l'ente non arriva ad offrire quei servizi, ci sono le cooperative, le Ollus che offrono questi servizi, e invece no, anche lì forse sono mancati i valori che accompagnano alcuni nostri concittadini, e noi ci siamo ritrovati un commissario straordinario, il dottor Dario Cartabellotta, che stava per affidare due strutture, una scuola elementare e un parcheggio annesso al liceo Linares, a una cooperativa per realizzare case per disabili mentali, il cui costo grava interamente sulle casse comunali. Un ricovero di un disabile mentale costa all'ente 2.500 euro al mese. Io questo non lo sapevo, e lì abbiamo iniziato ad incidere. E Angelo Balsamo, uno dei primi atti che ha fatto fu quello di scrivere all'assessorato regionale dicendo più di non autorizzare strutture di questo tipo in questo territorio, perché non creano economia. Già i posti letto messi a disposizione sono sufficienti per offrire quei servizi, e allora noi non vogliamo pensare male, ma questa, la città di Licata non deve essere città dell'accoglienza in questo senso, vogliamo che sia città dell'accoglienza in altro senso, perché 4 milioni di euro spese in questa maniera è un'offesa all'intelligenza dei licatesi. Non si può. E per questo dico che in campagna elettorale molto spesso si parla a sproposito di termini quali moralità, legalità, onestà, perché quando poi si va a fondo ci si rende conto che ci sono tanti aspetti e tante problematiche che i cittadini non conoscono e sulle quali si può incidere per creare opportunità in questo territorio. Quindi no alla cultura dell'assistenzialismo, ma a servizi sociali che riescano veramente ad aiutare quelle famiglie che non arrivano a fine mese, quelle famiglie che richiedono dei servizi fondamentali quali assistente alla comunicazione. Manca ad esempio a Licata, e l'ho detto in più di un'occasione, un centro di riabilitazione per bambini diversamente abili. Le nostre famiglie e i nostri concittadini sono costretti a recarsi a Ravanusa, a Campobello di Licata, a Gela, per usufruire di questo servizio. Eppure noi le strutture ce le abbiamo, eppure noi abbiamo un patrimonio immobiliare non indifferente, abbiamo una piscina comunale che ogni volta che ci passo bevande, non lo so, dico, ma perché questa struttura in queste condizioni? Perché non utilizzarla
per realizzare un centro di riabilitazione. Abbiamo la colonia marina ed era una grande ambizione, una grande idea di Angelo Balsamo, perché non recuperare quell'immobile per creare un centro per realizzare scambi culturali come ostello della gioventù? Perché non creare opportunità in questa maniera, in questo territorio, piuttosto che ricorrere all'affidamento a privati delle strutture comunali? Non penso che possa creare economia o sana economia in questa città. Di cose da fare, ripeto, ce ne sono tantissime in questa città. Naturalmente un incontro di questo tipo non può essere esaustivo di quello che è l'intero programma elettorale nostro e di questo gruppo. Io ci tenevo a ringraziare quanti sono qui, perché la pazienza, dico, ne avete avuto abbastanza, perché ancora vi vedo calmi. E quanti hanno creduto e continuano a credere in questo progetto, perché un uomo solo al comando non va da nessuna parte. L'ho detto in un comizio di apertura in Piazza Sant'Angelo: tutti insieme possiamo essere una forza inarrestabile. Io da solo non vado da nessuna parte, perché la collaborazione dei cittadini è una cosa fondamentale. E mi piace ricordare, in quell'anno di amministrazione, quell'entusiasmo che si era creato attorno all'amministrazione, l'associazionismo che in città c'è, che lavora sotto banco, non un termine negativo, ma bensì lavora in silenzio e bene al servizio della città. Avevamo coinvolto le associazioni per creare quel movimento che aveva fatto percepire un entusiasmo e aveva fatto respirare un'aria diversa in città. Carmelo Sambito ha ricordato il Capodanno in piazza. Io, Angelo, ricordo la pista di pattinaggio. E ne pigliaro un po' pazze quando all'inizio abbiamo detto faremo la pista di pattinaggio su ghiaccio allicata. Io non rinnego nulla, un entusiasmo che si leggeva negli occhi dei ragazzi, della gente. Per questo, ripeto, è un ingrediente fondamentale, perché se oggi parli con dei ragazzi a 20 anni, a 25 anni, ti dicono: ma io mi hanno scappato dalla Cata. In quel periodo i ragazzi e i giovani avevano iniziato a vedere una città con occhi diversi, una città viva, perché la nostra Licata è una città che vuole vivere, però la politica l'ha mortificata, la politica non ha fatto più credere che questa città può tornare ad avere una speranza. Io ancora non mi sono rassegnato e spero che insieme a tutti voi possiamo dare una svolta positiva a questa città. Noi non vogliamo, ripeto, solamente vincere le elezioni, noi vogliamo amministrare questa città e crediamo che si può fare buona politica al servizio della città. Lo abbiamo dimostrato in un anno di amministrazione, il tempo è stato poco per realizzare tutto quanto era nei nostri progetti, però i risultati adesso arrivano. E come ricordava Carmelo, l'edilizia scolastica, abbiamo intercettato finanziamenti per 6 milioni di euro, abbiamo intercettato finanziamenti e fondi europei per ammodernare le nostre strutture, 500.000 euro scuola media Quasimodo, 100.000 euro Francesco Giorgio, 90.000 euro la creazione di un infopoint turistico in viale 24 maggio, abbiamo avuto e abbiamo ottenuto un finanziamento al servizio centrale credito e welfare per l'assistenza domiciliare agli anziani di 670.000 euro. E poi siamo riusciti ad intercettare fondi dormienti da RFI, Ferrovie dello Stato, per l'ammodernamento della tratta viaria Canicattì, Licata, Gela, Vittoria, Comiso, perché opportunità e sviluppo in un territorio si creano in questa maniera, cercando di far uscire dall'isolamento geografico questa città e realizzare un collegamento tra il porto di Licata e l'aeroporto di Comiso con un sistema intermodale dei trasporti rappresentano opportunità di sviluppo in questo territorio. Signora, concludo. Grazie a tutti voi per la pazienza. Io ci credo perché voi ci credete. È importante. Ce la faremo, signora. Grazie, vi prego veramente di chiedere di portare nelle case dei vostri amici, dei vostri conoscenti questo messaggio di positività.
Io ho detto: noi non siamo contro nessuno, non vogliamo denigrare ed attaccare nessuno, noi vogliamo solo parlare dei nostri contenuti e dei nostri programmi. Portate nelle case questo messaggio di positività e di freschezza che forse appartiene solo a noi, e lo dico con un po' di presunzione. Grazie a tutti. Di me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, anche il tuo. Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento. Mi appartengono. Anche se fuori tutto è realistico, non lo prenderò come un rammarico. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento. Mi appartengono. Fuori è magnifico, fuori tutto fuori è magnifico, è magnifico. Sì, ma fuori è magnifico, fuori tutto fuori è magnifico, sì, ma tu è possibile abbia sogni sbagliati. Il 31 maggio e il 1 giugno vota il candidato sindaco Angelo Cambiano.